passerai queste vacanze pasquali? Penso di passarle o in montagna o qua a casa. Direi che rimango in famiglia. Con questo tempo poi grandi programmi forse non si possono fare. Anche il giorno di Pasquetta? Sì, anche il giorno di Pasquetta. E cosa mangerete? Avete già programmato qualche menù particolare oppure andrete al ristorante? Guardi, capita male. Noi di fatto non abbiamo grandi programmi e per le feste tendiamo a mantenere un basso profilo. 2 giorni a Roma e poi a casa con la famiglia. Con chi a Roma, se mi permette? Vado con tutta la famiglia e vado a riprendere mia figlia che torna da New York. Come trascorrerete le feste? Con i figli, i nipoti. Che cosa cucinerete? Qualche arrosto così di qualcosa, poi la pasta al forno, il dolcetto e basta. Per Pasqua faremo le lasagne e il classico agnello, come facciamo sempre per Pasqua tutti gli anni. Dopo Pasquetta andrete al ristorante? Pasquetta no, preferiamo fare una scampagnata, però ancora non sappiamo preciso dove andiamo. Quindi dipende anche dalle condizioni meteo, esatto, sicuramente. Guardiamo fino all'ultimo di decidere. Previsto agnello e carciofi, classico tradizionale. Cappelletti in brodo, crescia di Pasqua tradizionale, salame, uova sode, l'antipasto. Chi ha a pranzo? Siamo solo di famiglia. Trascorro in famiglia la domenica, il giorno di Pasqua, mentre il giorno di Pasquetta andiamo in una casa in campagna di una nostra amica. Che cosa mangerà il giorno di Pasqua? Tradizionali cappelletti oppure no? Sì, tradizionali cappelletti, sì. Poi dopo ci sarà l'agnello, ovvio, in tutte le ricette marchigiane e poi lunedì sicuramente andremo a fare un salto a San Marino. E lavorerò quasi tutti i giorni tranne il giorno di Pasqua e poi in famiglia come da tradizione. Sa già il menù? Un menù abbastanza classico, agnello, cappelletti eccetera eccetera. Farò solo un po' di pasta al forno, un po' di agnello e un po' di verdure, così colomba dopo. Quanti siete? Ah, siamo molto pochi quest'anno, siamo in 3. E saremo tutti insieme in famiglia. Sia a Pasqua che a Pasquetta. Pasquetta no. Dove andrete? Abbiamo affittato un centro per anziani a Cucurano e saremo con gli amici, ma siamo in 25. Una bella giornata. Sì. Pasqua, una bella giornata. Sì, sì, sperando che c'è il sole. De Heidelberg. Germania. Germania. E siete in vacanza a Fano? Sì. Per quanti giorni? 3 giorni. Vi piace la nostra città? Molto bene, bellissimo. Il giorno di Pasqua sarete dove mangerete? Al ristorante? Siamo con l'agriturismo. Non cucino, vado al ristorante. Ecco, scelta ottimale direi. E poi qui si sta molto bene a Fano, io vengo da fuori, si sta benissimo. E lei da dove viene? Io sono emiliana. Come mai a Fano? Ma perché mi è piaciuta molto e quindi ho preso anche la residenza, è una bellissima casa. Siete meravigliosi e Fano è una cittadina stupenda. Io vi faccio i complimenti. Quindi la consiglia anche ai suoi concittadini? Io ho amici che vengono anche dall'estero e sono innamorati di Fano. Sì, in famiglia. Quanti siete? Siamo solo 22. Vabbè, però, quindi ha cucinato anche parecchio. Sì, sì, con l'aiuto di mia cognata, naturalmente, sì, sì. Sia a Pasqua che a Pasquetta solo il giorno di Pasqua? Solo il giorno di Pasqua, beh con 22 penso che basti. Il giorno dopo che cosa farà? Si rilassa? Relax, con i figli eccetera, nipotina anche. Tornerò in Abruzzo. Perché lei è abruzzese? Sì, però vivo e lavoro qui. Ha pensato di fare qualche giornata fuori, magari fuori dall'Abruzzo? Io mi muovo costantemente, adesso sono andata al Furlo che è comunque un bellissimo posto. Mi piace vedere dei posti naturali, fare escursioni.